non si è voluta vaccinare. A parte che io ci stavo solamente pensando. Il Covid non mi sta facendo niente, mi sta mettendo anche sta cosa. Lei si vaccinerà adesso? Con segno di poi adesso ho fatto la malattia. A parlare è uno dei 15 infermieri dell'ospedale San Martino di Genova, che dopo aver rifiutato il vaccino ha contratto il virus e ora a casa è in malattia. Noi siamo in prima linea, se non ci tuteliamo per primi è un po' difficile poi manifestare alla popolazione l'importanza della vaccinazione. Da giorni a Genova non si parla che dei 15 infermieri Novax, anche perché l'ospedale, per tutelarsi, si è rivolto all'INAI per capire se debbano essere considerati in malattia, in infortunio o semplicemente non idonei all'attività professionale. Non intendiamo sostituirci al legislatore, noi abbiamo espresso una richiesta molto laica all'INAIL, secondo il decorso della loro malattia, comunque a volte li perdiamo per mesi. Purtroppo i contrari al vaccino sono molto più dei 15 infermieri. Circa 500 infermieri dentro il policlinico non si sono vaccinati e quindi di sentirsi dire rendeteli inidoni ad andare nel reparto ci lascia perplessi. Noi non possiamo rinunciare a 500 infermieri, chi mandiamo a fare l'assistenza nei reparti? L'istruttoria sul futuro degli infermieri è ancora in corso. L'INAIL potrebbe non risarcire chi rifiuta la vaccinazione, ma sono già in molti a chiederne l'obbligo per i sanitari. Se ideologicamente non si vuole aderire a una forma di trattamento sanitario come le vaccinazioni, si dovrebbe avere il buon gusto e la forza di chiedere di essere assegnati a servizi dove c'è un rischio biologico decisamente diverso. L'obbligatorietà è sempre una sconfitta un po' per la democrazia, però in un'emergenza del genere bisogna vedere qual è il male minore.